Buongiorno, oggi è lunedì 11 gennaio, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo nuvoloso, precipitazioni anche nel fondovalle, precipitazioni nevose oltre 1500 metri di quota, un'immagine che ci arriva questa mattina dalla Valpusteria, per la precisione siamo a Plan de Corones, vedete qual è la situazione, nevica, nevica in quota, come detto le precipitazioni interesseranno gran parte del territorio per questo lunedì 11 gennaio in regia. Questa mattina abbiamo Massimo Moro, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. L'Alto Adige dedica la sua apertura con una notizia in esclusiva: clochard morto, è giallo, un uomo di 50 anni di origine ceca, è stato trovato in via Sciliar con ferite alla testa, indaga la polizia. Museo Civico e Ötzi, appello a Penta, no alla svendita. Ricordiamo che sul tavolo la provincia avrebbe messo la cifra di 20 milioni di euro. La cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomita. Aperture diametralmente opposte, ci si occupa del caldo inverno, sappiamo con i valori sopra la media, l'assenza di precipitazione, le precipitazioni, ebbene, tutto questo comporta anche il proliferare di insetti, i dettagli sono raccontati a pagina 3 e poi un'indagine dell'Astat per raccontare ancora una volta la propensione dei giovani, soprattutto dei giovani altoatesini, a cercare lavoro e nuove sbocchi professionali all'estero rispetto a quanto offerto in provincia. Passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, l'affondo di Renzi su Europa e riforme, Grillo dimissiona la sindaca di Quarto e ancora con la cronaca. Quello che è accaduto la notte di Capodanno in Germania, per la precisione a Colonia, più di 500 denunce, molestie di massa in Germania, nuovo caso in una discoteca in Vestfalia, Palazzo Chigi allontana l'ipotesi di depenalizzare il reato di clandestinità. E poi sappiamo è stato arrestato uno dei massimi ricercati in tema di spaccio e commercio di droga, le parole di El Chapo fanno infuriare la Casa Bianca. Sappiamo l'attore Penn e l'intervista al boss se l'artista sfida la legge. E ancora le indagini parallele dei PM antimafia. Come ogni lunedì troviamo il Corriere Economia con le notizie e i consigli da parte degli esperti, fisco e famiglie, tante tasse anche nel 2016, ma 2 giorni di lavoro in meno per pagarle. E ancora il Sole 24 Ore, sindaci, la fiducia sale ancora. Perrone di Lecce è il più apprezzato, poi Brugnaro di Venezia e Ricci di Pesaro. Tengono Nardella e Fassino, Pisapia recupera 7 punti, va al 18º posto. Questa indagine interessa anche la nostra regione, non la nostra provincia, non il capoluogo altoatesino, perché sappiamo il comune di Bolzano è commissariato, ma comunque il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, si posiziona al 25º posto, ottimo, ottimo risultato del primo cittadino del capoluogo trentino. Torniamo alla cronaca dei quotidiani locali che troviamo in edicola, come sempre l'Alto Adige, la prima pagina, poi alcune notizie all'interno, oltre al futuro del Museo Civico e il Museo di Ötzi, ci si occupa in apertura anche dell'allarme, allarme piromane d'Oltrisarco. Vi abbiamo raccontato cos'è accaduto nelle scorse notti, adesso indagano le forze dell'ordine. Vedremo tra poco i dettagli della notizia d'apertura, cioè l'uomo di 50 anni trovato senza vita in via Sciliar. E poi buone notizie per il turismo invernale, ma soprattutto per l'ambiente, con le precipitazioni tanto attese che riescono ad imbiancare il panorama altoatesino. L'Alto Adige si tinge di bianco, 30 centimetri di neve. Dipendenti pubblici, venerdì corto per i provinciali, per ridurre l'orario. E poi la manifestazione a Bolzano, islamici in corteo, è polemica e interviene anche il leader nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini. Gli alpini restano senza banda, il gruppo Gries non ha più musicisti e la musicappella viene chiamata alla adunata. Le donne vescovo, gli anglicani a rischio scisma. E ancora, ragione e sentimento, l'amore vince sui rimpianti. L'articolo è firmato da Andrea Machner per lo sport vedremo tra poco nella cronaca in lingua tedesca i dettagli. Hockey Serie A, il Bolzano lotta ma si arrende al Vienna. E ancora, in Val di Fiemme, il Tour de Ski, i più forti sono i vichinghi. Andiamo nel dettaglio allora della notizia di apertura che troviamo solo sull'Alto Adige. Clochard morto è giallo, la vittima è un senza tetto di nazionalità ceca di circa 50 anni. Sulla testa ferite
sospette. La magistratura ha disposto l'autopsia. Il corpo è stato trovato sotto una tettoia. Gli accertamenti da parte, come detto, delle forze dell'ordine. Non ci sono testimoni né elementi che possano far pensare ad aggressioni. L'uomo, però, potrebbe essere stato ferito durante un precedente litigio. Ci si occupa del futuro del museo. Parla Silvia Spada, ex direttrice del Museo Civico. E dice il civico non deve diventare l'atrio di Ötzi. L'ex numero uno è contraria alla svendita all'autonomia di Bolzano sotto lo zerbino della mummia. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, andiamo a vedere il dettaglio della cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomitta. Abbiamo visto in apertura ci si occupa dei problemi causati dall'innalzamento delle temperature in questo inverno anomalo. Problemi che portano ad un aumento della presenza di insetti sul nostro territorio e anche nelle nostre abitazioni. La propensione dei giovani altoatesini a lasciare la provincia di Bolzano per cercare sbocchi all'estero, abbiamo visto e vedremo tra poco i dettagli di questa notizia. E poi, come sempre, ampia pagina dedicata allo sport con hockey su ghiaccio, biathlon e anche calcio. Vedremo tra poco i dettagli. E allora, la notizia di apertura. Gli insetti e i parassiti che proliferano causa, come detto, le temperature troppo alte durante la stagione invernale. Per quanto riguarda il mondo della sanità, sappiamo mani tese verso un accordo oppure almeno per iniziare un dialogo tra i vertici della sanità e alcuni responsabili e rappresentanti dei primari altoatesini. E ancora il tempo con gli scenari altoatesini finalmente, i panorami altoatesini finalmente imbiancati dalle nevicate. Sempre per la cronaca, allora, la statistica parla chiaro, sono 8 ogni 1000 ragazzi e giovani che tendono a lasciare la provincia di Bolzano per cercare un futuro all'estero, soprattutto nella vicina Austria. Si parla di ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 39 anni e i dati si riferiscono al 2014, lo dicono gli istituti di ricerca. L'aggressione subita da un'infermiera nel carcere di Bolzano, come detto già nei giorni scorsi, un'aggressione ad opera di un detenuto che poi ha distrutto anche la sua cella. Grande spazio a pagina 6 e 7 con una serie di fotografie per l'incontro di tutti i re magi della provincia di Bolzano, incontro avvenuto di fronte a Palazzo Widmann, alla presenza del vescovo Ivo Muser e del presidente della provincia Arno Compacer. Sempre per la cronaca, iniziativa per evidenziare l'impegno delle contadine e non solo l'iniziativa. Si è tenuta a Bressanone il ballo dei contadini, un particolare occhio di riguardo al lavoro svolto dai contadini della Val Sarentino. Sempre per la cronaca, anche il quotidiano Dolomite si occupa a pagina 11 del futuro del Museo Civico e del futuro del Museo Archeologico di Bolzano. Sappiamo le trattative tra provincia e comune capoluogo. Ancora con la cronaca, il paese di San Paolo, lo sappiamo, si è stretto. Attorno ai familiari di Thomas Wert, il ragazzo di 23 anni morto in un incidente stradale a fine anno in Sudafrica. Ancora con il Dolomiten ci si occupa di formazione, ma non solo riguardo i casi di emergenza e vigili del fuoco in primo piano. Il fattore umano è in grado ovviamente di fare la differenza. Ancora con la cronaca, come annunciato, la pagina sportiva del quotidiano Dolomiten, una ricca pagina sportiva, le notizie che arrivano da Adelboden con lo slalom che ha visto Riccardo Tonetti e Patrick Thaler rispettivamente al 17° e al 19° posto, in rilievo anche la prestazione di Manfred Möll. Ancora con la cronaca hockey su ghiaccio, il Bolzano purtroppo si è dovuto piegare alla potenza del Vienna nella partita fuori casa, proprio in Austria, 3-1 il risultato finale a favore degli austriaci. E sempre per la cronaca, vedete, Serie A, hockey su ghiaccio, i risultati sono elencati a pagina 23 del quotidiano in lingua tedesca. Ci si occupa di biathlon con le nostre atlete, come sempre tra i protagonisti, Dorothea Wierer si è fatta valere. È tutto.
È tutto anche per la pagina sportiva in lingua tedesca a cura del Quotidiano Dolomite. In qualche istante di pausa, poi torniamo in studio per andare a vedere che tempo farà nei primi giorni di questa settimana. Con la seconda webcam di questa rassegna stampa ci spostiamo in Val Gardena. Ecco cosa accade questa mattina intorno alle 6 a Santa Cristina. Come nostra abitudine andiamo a vedere anche la situazione all'imbocco della Val Venosta. La webcam è rivolta verso la città di Merano e siamo alle porte dell'abitato di Foresta. Anche oggi la collaborazione con gli esperti meteo della provincia ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite. Vedete la copertura nuvolosa più che evidente che interessa il nostro territorio. La grafica adesso per capire nel dettaglio quello che ci dobbiamo attendere nelle prossime ore. Abbiamo detto nuvole, piogge e nevicate. Nevicate intorno ai 1500 metri di quota, temperature minime e massime in linea con la giornata di ieri. Per domani è atteso un miglioramento. Io vi ricordo che gli aggiornamenti sono, come sempre, a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e anche all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere, che interessano la nostra provincia. Il 15 di gennaio al via l'edizione 2015 di West, Riva di Tures, fino al 17 di gennaio un appuntamento dedicato agli amanti del barbecue. Il 17 di gennaio, Cares Alta Badia, che va avanti fino al 20 di gennaio, in questo caso l'appuntamento è pensato per coloro che amano una cucina sostenibile e rispettosa dell'ambiente e degli animali. Il 21 di gennaio, Coppa del Mondo, discesa e super gigante femminile a Cortina fino al 23. E il 25 di gennaio, al via ICASTA, i campionati europei delle truppe alpine, questa volta a Sestriere, siamo in provincia di Torino, si va avanti fino a fine mese. Vi ricordo anche il nostro sito internet www.video33. Potete rivedere questa rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali, la Mediateca Online, i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore, una rassegna stampa in breve e aggiornamenti in tempo reale riguardo il meteo. Potete seguirci in streaming. Qualche secondo per riproporvi le aperture dei quotidiani locali che troviamo in edicola. L'Alto Adige apre con un'esclusiva: Clochard morto, è giallo. Trovato in via Sciliar, con ferite alla testa, indaga la polizia. E poi l'Alto Adige si tinge di bianco, 30 centimetri di neve fresca. La cronaca in lingua tedesca, cura del Dolomiten, l'inverno con temperature oltre le medie porta ad un aumento della presenza degli insetti e dei parassiti in provincia di Bolzano. E poi la statistica a livello nazionale che evidenzia come nel 2014 8 ragazzi su 1000 abbiano deciso di andare all'estero in cerca di lavoro e nuove opportunità. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33, ore 13 e ore 19 sono questi gli orari dei nostri telegiornali. Come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. Ariete, in sintesi non sarà proprio un giorno di passione. La lentezza del weekend non ti abbandona, sarà una partenza a rallentatore. Toro, Venere c'è e seppur non porterà grande entusiasmo nell'intimità, renderà molto frizzante tutto il resto. Gemelli, Giove oggi trasformerà in soldoni sonanti ogni tuo sforzo. Potrebbe essere la volta buona per pensare a qualche investimento serio. Cancro, hai tanta voglia di fare e vivere e tutto ha sapore di futuro. Farai scelte economiche e personali. Leone, ruggente e tonico, la settimana comincia con una grinta particolare. La salute del corpo è fondamentale per la produttività della mente. Vergine, seduto sugli argini del fiume, attendi la tua vendetta. Sei davvero convinto che questo ti farà stare meglio? Bilancia, un conto è buttarsi in un progetto complicato, un conto è buttarsi in qualcosa di impossibile. A un certo punto bisogna riconoscere i propri limiti.
Scorpione, lunedì agitato, la calma non ti appartiene. In realtà oggi pagherai i nervetti di Venere che creerà confusione e scontri nel rapporto di coppia. Sagittario, Mercurio contro, proprio non vuole che la tua giornata sia perfetta. Un brutto mal di testa non ti farà concludere la serata come vorresti. Capricorno, Giove ti riporta con i piedi per terra. Convinto di avere tutte le carte in regola per una promozione, scoprirai che non sarà così. Acquario, Mercurio supporterà ogni scelta e decisione, anche un cambio repentino di rotta professionale o di vita. Pesci, lunedì di scelte importanti. Urano ti invita alla riflessione e a tirar fuori tutta la tua capacità analitica.